Buongiorno ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, come state? Io sono come sempre di frettissima. Oggi è martedì, ieri la bimba non è andata a scuola, spero che siate poggiati bene e quindi oggi si torna. Non è andata a scuola perché è stata male, ha avuto tosse, addirittura il sabato notte siamo dovuti scappare al pronto soccorso perché non riusciva a respirare, era affannata, quindi ci siamo un po' preoccupati e siamo andati e abbiamo fatto questa nottata al pronto soccorso, però è andato tutto bene perché poi ci hanno detto che era semplicemente una laringite abbastanza aggressiva e che avremmo dovuto fare appunto una terapia specifica. Adesso è migliorata tanto e ancora deve finire la terapia, però manca pochissimo ed è pronta per andare a scuola, magari si distrae, poverina, e quindi io mi devo sbrigare. Vestita, ho messo questa maglietta semplice con i leggings come sempre e metto questa perché c'è freddo. Che bello, è tornato il freddo. Tutta fradicia, sono tornata a casa, ho lasciato la bimba a scuola, ho fatto la spesa sia al supermercato che al fruttivendolo ed è lì che è avvenuto il misfatto, ovvero mi sono bagnata tutta. Tutte cose super fradicie. Adesso sistemo tutto e vado a lavorare. Prima lavoro e poi magari sistemo un po' perché ho troppe cose da finire. Ho un lavoro arretrato, quindi voglio togliermi questo pensiero e poi magari sistemo un po' casa, appunto. Prima di posarla, come sempre ve la mostro, allora ho preso la lattuga, i pomodori e le nespole. Poi al supermercato il pane bianco, 2 pacchi, la camomilla, le uova e un'acqua piccola per Delia per portarla a scuola. Eccomi qui, sto lavorando già da un pezzo, devo finire questa qui perché qui andranno tanti altri fiorellini. Questa è terminata, ma ancora devo cuocere il tutto. Sto cercando di finire tutto adesso, così metto a cuocere e basta, poi avrò finito perché le altre sono già in forno che aspettano. E poi devo fare dei fiorellini come questi qui, però non applicati sulla base perché poi ci penserà il committente. Quindi nel mio caos continuo e spero di finire entro oggi, così posso mettere tutto a cuocere e poi posso dedicarmi all'altra commissione, che sarà più complicata, ecco, quindi continuo. Sono un po' stanchina, però conto sul fatto che la bimba la prenderà il papà, lo spero tanto, perché appunto ho diverse cose da fare, devo finire anche di fare un po' cose di casa e devo anche cucinare, quindi mi devo sbrigare e niente, continuo e ci vediamo dopo. Eccomi ragazzi, ho finito definitivamente. Allora, ho completato questa. Ho fatto questi qui per questa base, ma li devo fare tutti staccati dalla base. Questa ve l'avevate vista. E poi ho fatto in questi giorni anche queste qui, che non so se ve le ho già mostrate. Comunque, già fatte, quindi tutte e sei completate, le devo cuocere e poi devo applicare questo qui che è un fiocchetto fatto con questo filo dorato che andranno tutti qui, quindi ne devo andare a fare altri e andranno tutti sulle basi in questo modo. Non so se l'avevate visto, comunque in ogni base ho applicato anche queste goccioline qui, proprio in tutte le basi. Eccole qui. E queste vanno ora dritte dritte in forno e spero di riuscire a cuocerle entro oggi. Pronte per essere infornate. Ora non so se cuocerò oggi o domani, ora vediamo se riesco.
Eccomi qua ragazzi, buongiorno, outfit di oggi, perché oggi è un nuovo giorno, ieri non sono riuscita a finire di registrare purtroppo. Ogni volta si vanno a intersecare appuntamenti sopra appuntamenti e quindi devo far conciliare un po' tutto. Per esempio domani che è venerdì avrei sia la visita di controllo per Delia e sia una festicciola che hanno organizzato per le mamme a scuola. E quindi io dovrei andare a scuola, però dovrei anche andare dal dottore. È importante il dottore, lo so, però questa festicciola non la possono rimandare, mentre il dottore sì, magari ci andrò lunedì, devo chiamare. Ho portato Delia dal dottore l'altro ieri e poi mi è stato detto dopo la cura di riportarla. E quindi sicuramente la devo fare visitare nuovamente, lo farò lunedì, questo è sicuro. Quindi devo chiamare anche il dottore, non devo dimenticarlo. Ho scambiato poi mille volte i giorni di questa festicciola. Prima pensavo fosse lunedì scorso, adesso pensavo fosse il lunedì che deve arrivare, invece venerdì. Meno male che la maestra mi ha fermato e mi ha detto appunto, mi ha chiesto se ci fossi domani. Perché sennò io non. Boh, non lo so, io dimentico, non ce la faccio più. Questa è la mia testa fusa. Eccomi, ho passato tutta la mattina a lavorare su questa creazione, l'ho terminata anche se ancora deve essere cotta e poi applicata sulla base. Poi vedrò anche la base, ancora non ne ho idea, anche se una commissione mi ha lasciato abbastanza libera di crearla a mio piacimento e quindi devo decidere la base. Poi volevo farvi vedere le creazioni che ho quasi terminato, cioè in realtà sono terminate e le devo poi impacchettare e spedire. Sono tutte pronte. Questa è vuota perché il committente voleva che lasciassi tutto così, sia fiori che appunto la sirena. È tutto lasciato così, quindi poi vedrà lui cosa farne. E, non ve le mostro nel dettaglio perché mi avete chiesto di fare l'update. Vi mancano i miei update con tutte le creazioni finite, quindi dovete aspettare un pochettino perché prima che riunisca tutte le creazioni tutte insieme in varie clip passerà un po' di tempo. Niente, dovrete aspettare. C'è anche questa, vabbè, ve le mostrerò bene nel dettaglio nelle video update, dato che ci tenevate così tanto. Dovete aspettare. Finalmente ragazzi ho finito, passa pure l'aereo, non si capisce niente, comunque io sono stanchissima, pomeriggio tardi, ma finalmente ho finito, quindi posso prenotare il corriere. Noi ci vediamo al prossimo video, ciao ciao!